displasia spondiloepifisaria tarda con artropatia progressiva o artropatia progressiva pseudoreumatoide del bambino. È una condizione morbosa ereditaria, caratterizzata da displasie delle vertebre e dei distretti epifisari, con artropatie progressive di tipo similreumatoide. È di riscontro assai raro, 1 a 1 milione, ma è probabile che la sua frequenza sia sottostimata per la facile confusione con le artriti reumatiche atipiche. Le prime manifestazioni patologiche si osservano tra il terzo e l'ottavo anno di vita, e dentro l'undicesimo anno il quadro clinico può considerarsi completo. I segni clinici più importanti sono costituiti da debolezza muscolare ed artralgie diffuse, con ingrossamento progressivo dei distretti articolari accompagnato da rigidità ingravescente delle grandi e piccole articolazioni che assumono atteggiamenti coatti in flessione e della colonna vertebrale, con possibile comparsa di cifo scoliosi dorsale e accentuazione della lordosi fisiologica lombare. La crescita staturale è ritardata, con altezza definitiva compresa tra 136 e 156 cm. L'intelligenza è normale. Il quadro radiologico è caratterizzato da una osteoporosi generalizzata, particolarmente intensa a livello dei distretti articolari, le cui rime si restringono progressivamente, ma senza erosioni delle superfici. Le epifisi femorali sono grandi e vanno incontro ad un progressivo appiattimento, mentre il collo femorale si deforma in varismo. I distretti epifiso-metafisari delle articolazioni interfalangee appaiono ingrossati. I corpi vertebrali sono appiattiti con irregolarità delle lamine limitanti di tipo osteocondrosico e spazi intervertebrali ridotti. Gli esami di laboratorio sono negativi. L'aspettativa di vita è normale, la prognosi funzionale riservata per l'evoluzione progressiva della malattia. La malattia si trasmette con carattere autosomico recessivo ed è stata osservata in varie etnie, soprattutto in famiglie arabe ad elevata consanguinità. Displasia spondiloepifisaria tarda con artropatia progressiva. Ragazza di 14 anni. A 8 anni artralgie e limitazione articolare progressiva. Tronco tozzo. Cifo scogliosi. Anche e ginocchia in semiflessione. Turgore articolare con limitazione dei movimenti. Statura 147 cm. Stesso caso. Osteoporosi. Plati spondilia con lamine limitanti irregolari e spazi intervertebrali ristretti, specie nei due terzi posteriori, con deformazione a gradino della parte anteriore delle prime vertebre lombari. Stesso caso, testa omerale deformata a respingente di treno, teste femorali irregolari con rima articolare ridotta ed osteopitosi iniziale cefalica e cotiloidea. Stesso caso, tumefazione delle articolazioni interfalangee delle mani e dei piedi. Displasia spondiloepifisaria tarda con artropatia progressiva. Ragazzo di 15 anni, fratello del caso precedente. A 8 anni artralgie e limitazione articolare ingravescente. Tronco corto e inclinato in avanti. Articolazioni tumide. Gomiti, anche, ginocchia atteggiati in semiflessione. Statura 150 cm. Stesso caso, teste femorali appiattite, deformate a grande per osteofitosi marginale, rima articolare ridotta. Stesso caso, nodosità digitali
con impossibilità alla flessione completa delle dita. Piede piatto, artrosi della tibiotarsica, della sottostragalica e della mediotarsica. Displasia epifisaria tarda con artropatia progressiva. Giovane di 24 anni. Primi disturbi in età scolare, con artralgie, tumefazioni articolari e limitazione funzionale. Tronco accorciato con cifosi e petto carenato. Gomiti, anche e ginocchia in semiflessione. Rigidità rachidea. Arti esili con muscolatura ipotrofica. Statura centimetri 150. Stesso caso. Dita delle mani, congiunture interfalangee nodose, dolenti, impossibilitate a formare il pugno. Piedi piatto varie, con dita ad artiglio. Falange distale dell'alluce deviata all'interno e sovrapposta al secondo dito. Stesso caso. Osteoporosi generalizzata, con cifosi dorsale e accentuazione della lordosi lombare. Appiattimento dei corpi vertebrali con irregolarità delle lamine limitanti e spazi intervertebrali ristretti. Stesso caso. Gravi alterazioni artropatiche della spalla e dell'anca, con testa femorale grande, appiattita e poco contenuta nella cavità cotiloidea. Rima articolare ristretta. Displasia spondiloepifisaria tarda con artropatia progressiva. Giovane di 18 anni. Rachi artralgie dall'infanzia. Aspetto scimmiesco con atteggiamento da cavallerizzo. Tronco inclinato in avanti, gomiti, anche e ginocchia semiflesse. Articolazioni ingrossate. Piedi piatti, statura inferiore alla media. Stesso caso, platispondilia con irregolarità delle lamine limitanti, aspetto a lente biconcava dei corpi vertebrali, ali iliache piccole, verticalizzate, con cotoli obliqui, teste femorali grandi deformate a glande, con rima articolare ridotta, coxa vara con collo corto e prominenza del massiccio trocanterico.